Eccoci qui in cucina, buongiorno chef. Buongiorno Mary. Chef, altro antipasto. Bello, un altro antipasto. Purtroppo lo faccio, poi è una richiesta specifica. Esatto, abbiamo fatto ancora un altro antipasto di mare. Da domani in poi riprendiamo gli antipasti di terra. Allora quindi scopriamo cosa c'è qui nella Fucsia Vega MD, quali ingredienti serviranno per questo altro antipasto, un antipasto di mare. Senza pentole oggi. Senza pentole. Senza mani e senza pentole. Facciamo, ok. Ho solo un'arma. Facile. Salmone affumicato. Quindi è stato visto che l'ultimo piatto che abbiamo fatto e me l'hanno richiesto. Questo lo che sai? Cos'è? Infatti, che cos'è? Allora, io stamattina cercavo, infatti la ricetta porta salmone e pesce spada affumicato. Io ho tolto il pesce spada e ho preso questo la qua, tua variante, che è un ricomposto di chele di granchio. Già tagliate però a fettine, guarda. Capito. E poi seguitiamo con i gamberetti in salamoia. E poi ancora bello. Sapori, alici posso marinate. Posso dire che sono sapori un po' diversi, nel senso che il salmone affumicato è giusto equilibrio tra dolce e salato. I filetti di acciuga piccanti. Piccante, gambero invece più dolce, anche l'oceano di mare molto dolce. Esatto. E quindi c'è questo insieme. Che è un succedaneo del granchio, ecco, sono ricomposto. E quindi questi sapori che si incontrano. Poi ci sono i vari formaggi, okay. Ho preferito prendere uno di capra. Ancora, quindi non è terminata la... E l'altro, semplice, che già conosciamo, formaggio fresco spalmabile. In realtà noi ci introduciamo anche un po' alla terra, ma diciamo, ne usiamo tutte e due per oggi. Ci introduciamo un po' alla terra, vi diciamo perché. C'è proprio un meccanismo fluido che ci porterà anche domani. Proprio la terra nostra. Eccola qua. Il tarallo. Anche questo modificato, mandorle. In corsa d'opera. Mandorle e pepe. Perché poi se vedi sulla ricetta che andiamo a presentare... Chef, tu devi essere fedele alle ricette. Ma che lui inventa. Io le ricette le mando la sera prima, poi la mattina vado a fare gli acquisti. Prego, d'opera poi. Cambia idea, va bene. Allora, vediamo che cosa dobbiamo introdurre. Ma il senso è lo stesso. Quindi vediamo un attimo. Vediamo la ricetta. Questo antipasto a che è semplicemente una cheesecake di affumicati e gamberi. Ecco, io ho messo 200 grammi di fresella, ma vicino alla fresella c'erano i taralli, come facevo a non prenderli? E quindi sostituiamo con fresella barra taralli, allora. 300 grammi di formaggio spalmabile, a questo punto possiamo scegliere quale vogliamo, 100 grammi di salmone affumicato, 100 grammi di pesce spada o succedano di chele di granchio, gamberi, olio, limone, sale e pepe. Quanto ne occorre? Allora, queste sono ovviamente le dosi indicative per 4 persone, ovviamente poi se le persone aumentano raddoppiamo le dosi oppure le dimezziamo. Dosi per comuni mortali. Allora, incontriamo il mare, incontriamo per allora, terra. Allora, la prima cosa da fare... Perché domani faremo antipasti di terra, cosa c'è da fare come primo step per questo antipasto? Sbriciolare i taralli. Questo posso farlo anche io, se no, faccio io, perché altrimenti tu fai pan grattugiato. Dobbiamo questo per dirvi che dobbiamo fare attenzione. Vedi? Grossolanamente. Deve essere grossolano, ok. Inserirli dentro al nostro coppa pasta. Quindi andiamo a fare la base della nostra cheesecake. Che conoscete tutti quanti, no? Quindi abbiamo costruito i classici biscotti. Però poi sono curiosa di capire, di sapere com'è che si tengono insieme tutti questi elementi. Gli mettiamo il formaggio sopra. E va in frigo? Sì, un pochino in frigo però andare. Noi cerchiamo perché deve, di... deve solidificare un po'. Noi cerchiamo invece di... Deve prendere la sua dimensione. Noi invece cerchiamo di farlo tutto oggi. E ci riusciamo, ti qua. Almeno io ci provo. Quindi introduciamo prima questo formaggio. Esatto, che... io ho preso questo coppa pasta che è più grande perché devo fare lo spavaldo, no? Facciamolo vedere, chef, il formaggio che hai utilizzato, però. Allora, questo qua è spalmabile, vedi? Ok, quindi primo strato è questo formaggio qui. Formaggio fresco, questo qui no, semplicemente... No, mettiamo solo quello. Io ho preso tutte e due, al limite con un riccio, un sacco a poche e un riccio, andiamo a sviluppare l'altro. Ok. Allora, fatto questo, Mary... Cosa accade? Dobbiamo sformarlo. E cioè... Dobbiamo riuscire. Dai un trucchetto però facile per il nostro pu. E tu sei fa. E tu l'hai fatto presto. Hai visto? Semplicemente scontornarlo. Esatto, con... oppure ungerlo con un po' di olio di semi, ma pochissimo. Ungere poi il coltello in questo caso. Ungere lo stampino. Ah, ok, ungere lo stampino con un po' di olio. Esatto. A questo punto, Mary, andiamo a decorarlo. Perfezione, perché sei proprio bravo.
bello. Tutti mi vogliono, tutti mi cercano e nessuno mi prende. Ma non è vero, sei qui nella nostra famiglia. Rosellina, quindi poi di salmone. Quindi andiamo a decorare a nostro piacimento, vedi? È un piatto che effettivamente si serve freddo, chef. Quindi lasciamolo una decina di minuti in frigo. Ma anche di meno. Ok. Ma guarda, l'abbiamo realizzato qua davanti a tutti con le luci dello studio. Quindi se lo facciamo noi, lo possono fare tutti quanti. Quindi altro antipasto di mare quest'oggi, intanto vi dico... Allora, le acciughine, che non ho avuto il tempo di asciugarle. Possiamo in realtà utilizzare anche altre tipologie. Altre tipologie di pesce, quello che vogliamo. Guarda, le alici marinate, preferibilmente scolarle un po' dall'olio, in modo che sul formaggio non coli. Sì. Quindi un attimino prima di farle, le asciughiamo. Succedaneo. Togli le mani, se no gli metto anche il tuo dito. No, non è saporito quanto la cheesecake. No, anche perché è di terra, non c'entra, quindi a me serve roba di mare. La terra un po' ce l'abbiamo, l'abbiamo detto. Sì, tarallo. Vedi com'è bello fare il conetto. Ok. E nel conetto... Cosa succede? Gli mettiamo i gamberetti. Ah, bene. Quindi un po' come se volessi poi... diversificare anche un po' i sapori, chef. Esatto. Perché abbiamo un tratto con le alici, un tratto con il salmone affumicato e poi guarda, un tratto non c'è con il limite un po' più dolce. Alla fantasia in questo caso, Mary. Veramente non c'è limite alla fantasia. Possiamo divertirci. Anche possiamo, i gamberetti cerchiamo possiamo di asciugarli. Possiamo farli, sì, possiamo farli con i bimbi a casa questo piatto. Quindi sei tutto il conetto. Quindi estro alla fantasia, estro alla creatività, un piatto, in realtà non è un piatto, è un antipasto che potete preparare in tutte le ore della giornata e grazie ma anche come aperitivo, ridurre le porzioni. Quindi anche un bicchierino stile da caffè, cioè esatto, la stessa, poi possiamo anche comporre una terrina. Lo sai che vorrebbe come se fosse quasi un gelatino. Esatto, quindi vedi, facciamo scendere un poco il salmone dal piedistallo. Casca a mo' di cornucopia. Allora, chef Ferio, un grande weekend per te al tuo ristorante Mangiando siamo, sul Serio. Siamo prossimi tante, al weekend. Alcuni antipasti preparati la settimana scorsa sono stati poi richiesti in questo weekend da chef Ferio, questi antipasti. E abbiamo lavorato tantissimo. Abbiamo lavorato tantissimo, noi siamo contenti. Ovviamente chef Ferio c'è sempre e ci siamo anche sempre noi sui social, quindi su Facebook, sulla nostra pagina Instagram e insomma potete rivedere tutti i momenti della diretta, possiamo aggiungerci, dobbiamo insomma far crescere la nostra famiglia perché lo dico sempre, più siamo, più ci bello divertiamo, è, vero, più è vero, bello è vero. Chef, ancora una pioggia di tarallo e lo andiamo sbriciolati. Esatto, guarda, lo guardiamo un po', come vogliamo, con un pomodorino che ci aiuta ancora questo pennello, e anche un po' ci salva ancora. Ancora un po' di erbetta. Guarda, qualche foglia di mentuccia. Di salvia. Che bel piatto, un antipasto veramente ricco e buono e saporito. Chef Ferio, la tua creatività, basilico. Possiamo dire che è immensa. Vai tu? Vado io. Grazie. Cioè, non ti disturbare. Grazie. Non vorrei interrompere il tuo essere creativo. Sì, ci sai fa. Attenzione anche alle tue dita che sono importanti, di vitale guarda. Importanza, qui tutti i giorni. Allora, basta così, abbiamo fatto già tanto. Una piccola opera un po' un filo d'olio. Giusto per lucidarlo, ma non per condirlo assolutamente, solo sul fondo del piatto. Quindi non sul formaggio. No, sul formaggio. Attenzione. Mary, il piatto è pronto, al limite. Che dite, vi piace? Vi piace questo altro antipasto? Vedi. Mi dicono di sì. Gli diamo un po' di dicono che è bellissimo e anche di seppia. Un tocco di colore. Bello. Mi piace anche a me. Bravo Aereo, un bacino. Bacini Aereo. Allora, abbiamo pronunciato gli antipasti di terra e lo abbiamo pronunciato anche con l'ingrediente che abbiamo utilizzato quest'oggi. In realtà erano freselle, quindi comunque c'era la terra, esatto. Ma lo abbiamo voluto arricchire con i taralli, i nostri taralli tipicamente napoletani con pepe e mandorle. Un piatto molto fresco, un piatto possiamo dire leggero, un piatto nobile, elegante, esatto, come sei tu, chef. Da servire sempre. A chi vogliamo bene a tutte le ore del giorno, anche al vicino di casa, un modo per dire ti voglio bene.
Sempre. Sempre. Soprattutto al vicino di casa. Noi ci ritroviamo con Chef, soprattutto. Noi ci ritroviamo con Chef Ferio domani. Cominciamo con gli antipasti di terra, quindi fate scorsate in supermercati e esatto, di domani. Di che cosa? Non lo so, domani per non incorrere a questi errori che dimentico tutto e cambio di ingredienti. L'estro parte stanotte. Quindi domani quello che troviamo nella Fucus Bags. L'estro tuo parte questa notte. Noi ci salutiamo, Chef Ferio. Io raggiungo dopo Claudio. Restate con Mattia 9. Un bacio. Ciao. Ciao.